prendermi questa macchina adesso! Sì! Oh, sto per avere un orgasmo, lo giuro. Cristo santo! Oddio! Non è potentissima, ma arriva diretto al cuore, ragazzi! Dovete provarla! Cavalli di pura follia, è una cosa incredibile, ti innamori immediatamente, la guida a destra, chi mai l'aveva provata? Quindi ero anche un po' spaventato, ma in un attimo lei ti dice: eccomi, sono tutta tua, e ti permette di fare delle cose a 60 allora, all'ora. Se sei qualcuno, vai come Senna, che lui l'ha fatto con una facilità incredibile. È proprio la Giorgione Orto e Cucina delle JDM Car. Non voglio dire, ma io ci dormo fra due guanciali. E quindi, quale cosa migliore per un guanciale che farci una squisita matriciana? Quel gusto sincero, proprio che parte dalla materia prima. Ecco, lei la materia prima ce l'ha nel cofano. Questa è proprio l'essenza di quello di cui io parlo sempre nel canale. Non serve chissà quanti cavalli, chissà che velocità per lanciarti una freccia dritta dentro al cuore. Non serve quello. Serve il modo in cui è stata costruita, il DNA della macchina. Quello che trasmette. Questa qua. Trasmette proprio... È proprio la ricetta di Giorgione Orto e Cucina. Buona visione. Per loro, fino a fine anni 90, questa era una Corolla, era come per noi, non so, una 500, una Focus, una macchina normale. Successivamente, con il manga Initial D, complice insomma il fatto che è diventato famoso questo manga, e successivamente anche l'anime, il cartone animato, è diventata una leggenda questa macchina. Dimmi perché questa, dove l'hai trovata? Allora Matteo, qua si potrebbe aprire un capitolo. Allora, io da ragazzino ero innamorato già di questa macchina per colpa di Gran Turismo, come più o meno tutti i proprietari di questa macchina. Certo. Come ben saprai, poi è diventata protagonista di un anime e logicamente lì apri di cielo. Io dove l'ho scovata questa? Dopo anni, perché si parla di anni di ricerca, Matteo, ne ho trovata una in Inghilterra, a Leeds per la precisione. Okay. Solo che all'epoca non ero tanto spigliato, non ero tanto pratico, quindi ho deciso di affidarmi a un importatore, onde evitare di prendere fregature. Deciso di affidarmi a un importatore in maniera tale da fare tutte le cose fatte bene e non avere poi problemi in futuro con il PRA, eccetera, eccetera. La macchina, come vedi, è targata italiana, e io da quel giorno l'ho vista, ho deciso, basta, deve essere la mia. Ma già mi piace a me. L'ho comprata che ancora doveva arrivare in Inghilterra, perché veniva da Osaka sta macchina. Ah, veniva da Osaka. E giustamente, da dove vuoi che venga? L'ho comprata che stava ancora in mezzo al mare. L'ho presa un po' a scatola chiusa, tu mi direi, è stato rischio, una macchina dei 40 anni, però... 40 anni c'ha questa? È dell'84. L'hai trovata con questo Nardi già? L'ho trovata già con quel Nardi, che se si vuole una guida più aggressiva, più sportiva... Io consiglierei un calice, perché logicamente poi e te siamo alti, quindi
però è bello. Mio padre mi fa: è vecchio, leva sta roba. Ma no, che? Ma che? Vale 300 euro solo il volante. Questa è la Levin. Allora, che cosa ha di diverso da quella super famosa? Fondamentalmente è solo un fattore estetico. Diciamo qual è la super famosa, intanto, per chi non lo sapesse. Allora, quella super famosa è la AE86 Trueno, che è quella con i fari pop-up. Le famose pop-up. Che per carità è molto più bella, piace anche a me. Purtroppo, diciamo che quando ho voluto prendere questa, il budget era quello che era, quindi ci mi sta. Sono accontentato. Ci sta. Nonostante ciò ho trovato un esemplare in ottimo stato e mi sono fatto pure prendere dalla cosa che tanto alla fine è la stessa macchina, Matteo. Cioè in Giappone non c'è tutta questa discriminazione Levin Trueno. Ok. Nel senso, in Europa diciamo che chi ha questa macchina è sicuramente un amatore, un collezionista. In Giappone anche, ma lì sicuramente è molto più comune che qui. Quindi significa che qui ti prendi un po' quello che capita se vuoi una macchina del genere. Lì sono un po' più comuni. Questa è arrivata direttamente con roll bar? Come la vedi è arrivata. Ah, così. Non gli ho cambiato niente, solo manutenzione, niente di più. È stato difficile importarla? Come hai fatto? Allora, raccontaci. Come ti ho detto prima, mi sono affidato a un importatore perché all'epoca proprio non ne sapevo nulla di questa pratica. È un'operazione che si può fare anche da soli, non è un'operazione impossibile, ma io consiglio almeno per la prima volta di affidarsi a chi lo fa di lavoro, perché un po' per la foga, un po' per l'emozione, un po' perché sono macchine particolari, non sempre si riesce a ottenere facilmente quello che si vuole, ovvero i documenti. Ok. E importarla, più che difficile, ovviamente essendomi affidato all'importatore, è stato lungo. I tempi sono quelli che sono. La burocrazia italiana non t'aiuta. Però ho voluto fare le cose fatte bene, una volta per tutte. E basta. Facciamola sentire un attimo. Vai. Ti amo, baby. Io per prendere confidenza a fare queste cose, non sai quante ragazzi. Volte mi sono trovato contro mano. Infatti sto contro mano in questo istante. Sta cercando di prendere le misure, non ancora. È facile. Tornantiello. Piano, c'è pure il brecciolino. Piano. Oddio, che emozione, ragazzi. Che figata. Ce l'ho fatta, ho messo la terza. Al primo colpo. Sentila. È la terza. Quanto è buona, ragazzi. Mi sta a divertire. È ignorante come una ciabatta. Sì. Madre santa. Il motore, Matteo, è originale. È proprio ti dice proprio la verità in faccia. Te la racconta proprio. Pure troppo. Infatti è meglio che non mi caso troppo. No, non te... Ti racconta proprio in maniera nuda e cruda. Quanto è ignorante. L'ignoranza più totale. È sempre pronta, a tutti i regimi, è sempre pronta. Madonna, io l'amo. È vero che non frena. Attento ai freni. Che facciamo con questo impianto? Che dici? Lo vogliamo aumentare un po'? Che mi consigliate per sti freni? Che gli consigliamo per sti freni? Consigliatemi. Santo cielo, ragazzi. Ma c'è anche spazio per fare il tacco punta, amico mio. È fatta apposta, Matteo, è fatta apposta. Sentila, ragazzi, sentite come va. Tu ci stai smaliziando, eh? Oh, quanto. Io prima ho guidato così per stare dietro, eh. Mi ci sto abituando. Lo vedo. Mi ci sto abituando. Ti si legge in faccia. È bella. Poi quando capisci dove va messa quella marcia lì. Una volta che impari. Che poi sono tutte così, non è questa, sono tutte così. Bisogna capire. Sì! Sentila! Come canta! Brava! Ma bravo te! Ma che brava lei, bravo te! Ma tu sei fuori che ti sei comprato sta macchina? Adesso mi stai facendo venire un pallino. Altro che autoscout stasera, questa quando la trovo? È il parking.com. La trovo in tutta Europa. Questa è rara, Matteo. Queste. Dio santo! Io ho aspettato 2 anni per comprare. Ma dobbiamo fare un detailing qui di interni.
Sì. Dobbiamo dargli una pulita perché la dobbiamo valorizzare. Lo sai qual è la cosa bella di questa macchina? Che è una delle poche con gli interni completi. Trovare i sedili posteriori al posto loro, trovare i pannelli, trovare queste plastiche qui tutte al posto loro, è quasi impossibile. Sono troppo contento che sei di Roma e che ti sei comprato questa macchina, perché ci hai dato la possibilità, a me compreso, di sognare un attimo. Auto che si vedono solo sul canale, neanche sui film, nei canali YouTube. Solo su YouTube trovi queste cose, sì. Oddio mio. E ti dirò, all'inizio ero un po'. All'inizio, 10 minuti fa, non avevo capito bene il cambio, ma invece, se hai capito bene dove mettere le marce, è lui. Perfetto! Come hai detto prima, un mestolo. Un mestolo in un pentolone! Non è vero! Del pentolone! Rimangiati quello che hai detto, perché no, è veramente una da volta paura. Che lo capisci, non ne sbagli una, Senti come viene fuori qua. Questa con una gomma più larga. Ma no, invece no, perché così ti permette anche un po' di scivolare, no? È grezza, ragazzi, è rozza come la calce. Sai che cosa disse il venditore inglese all'importatore? L'importatore già la conosceva, già l'aveva guidata. Il venditore inglese gli ha detto: questa macchina tu non la devi, non... se tu la provi la compri. Sì, è vero, è verissimo. Allora, vediamo se sarò bravo, Sei bravissimo, Matteo. Sei il secondo che guida sta macchina, la guida solo Francesco. È un onore, ragazzi, è un onore. Allora, questo è il secondo giro che facciamo e vi assicuro, raga, ve lo giuro, che ci prendi confidenza abbastanza in fretta, perché ti parla, ti trasmette tutto, ti spiega, guarda che io sono ignorante come una ciabatta. E però mi devi rispettare. Mi devi rispettare, ma sono bella da guidare, sono così emozionante. Lo è veramente emozionante. Ti guarda, giuro, mi sto divertendo. La cosa più importante che potevo trovare è la tua soddisfazione nel guidarla. No, che poi non sia efficace, che sia vecchia, quello ok. Però non me ne frega niente, da paura! Senti come va! Poi quando lasci il gas. Questo è proprio un rumore d'aspirazione, Senti il differenziale quanto è cattivo, perché questo non è originale, Siamo rifugiati di terza, è bella pronta. Lo senti il differenziale? Sì. Come ti corregge? Sì, sì, assolutamente. Ti amo, io l'amo. Mago! Mamma mia, ragazzi, datemi questa macchina adesso! Ma ti arriva diretto al cuore, ragazzi, dovete provarla. Che cos'è? Ma che maledetto, bastardo, che maledetto. Sono sul dritto, ragazzi, perché è quello che ti trasmette questa qua. Due cretini. No, due cretini. E lo sai che c'è? Che il bello è proprio questo, perché mi sento come se avessi l'età di mio figlio. Entusiasmo, battute che escono fuori dal cuore, incontenibile la gioia. Ho lasciato le riprese che ho fatto, che abbiamo fatto con le GoPro, così, come dal vivo, senza troppi tagli. Sì, vabbè, qualcosa per accorciare, ma volevo proprio raccontarvi che non ci serve una macchina costosissima, estrema, super veloce. Con questa stai come alle giostre, come quando avevamo 6 anni che ci divertivamo con cose semplici.
quanto mi piace questa cosa, quanto mi piace il fatto che con un'icona del genere, con poco peso, pochi cavalli, poca velocità, hai il massimo del piacere di guida. È un po' l'essenza di questo canale. Infatti iscriviti, cioè, anche perché il video è finito, quindi io vi saluto. Saluto anche Leo che mi ha fatto guidare sta macchina e vi do uno spoiler pazzesco. Si è comprato la Trueno e tra un po' arriverà in Italia e faremo un video anche con quella. A sto punto, ciao.